Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro delle ricettine molto facili da realizzare con la macchina del pane. Andremo a realizzare un pane con la farina di semola, poi andremo a realizzare un bel risottino ai funghi che veramente è delizioso, ve lo assicuro, e infine un plum cake alle fragole. Allora, partiamo, facciamo la ricetta, una delle tante ricette che ho trovato su Facebook, sempre sul gruppo che vi lascio giù, della macchina del pane. In realtà ce ne sono diversi gruppi, e questa è una ricetta approvata perché l'ho già provata giorni fa ed è uscito il pane buonissimo con la farina di semola. 550 grammi di farina di semola, poi abbiamo bisogno di 370 grammi di acqua, 10 ml di olio, 10 grammi di sale, 5 grammi di zucchero e 5-7 grammi di lievito. Quindi andiamo a inserire come al solito prima gli ingredienti liquidi e poi quelli solidi. E mettiamo il cestello. Mi raccomando, spingete bene perché a volte non si incastra. Ok, chiudiamo, accendiamo la macchina, impostiamo il programma 1, quindi programma normale, doratura media, mettiamo un chilo perché è un chilo di ingredienti. Chili si riferiscono non ai chili di farina che mettete, ma si riferiscono al dosaggio, diciamo, intero, in generale, totale degli ingredienti. Quindi se abbiamo messo 550 grammi di farina e poi abbiamo messo 370 grammi di acqua, in tutto abbiamo un chilo di ingredienti, quindi il pane uscirà da un chilo. Possiamo iniziare a far partire la macchina. Allora, ho iniziato ad impastare, quindi adesso possiamo mettere il sale. Adesso passiamo al risotto ai funghi. In realtà tutte le ricette che ho visto su YouTube mettono gli ingredienti tutti quanti insieme per la maggior parte, però io ho voluto fare come, insomma, faccio quando cucino nelle padelle normali, e quindi ho acceso la macchina del pane. Ho messo un filo di olio e il programma che ho impostato è quello per marmellate, perché se metto il programma cucina normale, il quindicesimo programma, le pane della macchina non girano, quindi non mi andrebbero a amalgamare il tutto. Quindi dicevamo, andiamo a mettere un filo di olio e faccio passare 2 minutini. Quando sono passati 2 minutini, che mi rendo conto che l'olio, insomma, sta già profumando, metto l'aglio e faccio rosolare l'aglio per, diciamo, 2 altri minutini, finché comunque non mi rendo conto che l'aglio è appunto diventato dorato. Una volta fatto questo, inserisco i funghi. Io sto utilizzando questi qui delle Rospin, che sono surgelati, e vi assicuro che già con questi esce buonissimo, quindi non oso immaginare come uscirebbe con i funghi freschi, perché veramente è saporito. Una volta che ho fatto, diciamo, rosolare un pochino i funghi, aggiungo un po' di acqua, ovviamente, come se stessi facendo in una pentola normale, e in questo caso ho inserito anche le zucchine, perché dovete sapere che io quello che ho in frigo utilizzo, e poi mi escono, insomma, così cose nuove che in realtà poi sono veramente veramente buone. Quindi ho pulito e fatto a pezzettini una zucchina e l'ho inserita anche questa nella macchina del pane, e faccio, diciamo, cucinare per qualche minuto. Una volta che è passato il tempo, mi sono resa conto che più o meno le zucchine e i funghi si sono cotti, diciamo, almeno in parte. Inserisco il riso, peso appunto il riso che mi interessa, e vado a inserirlo nella macchina del pane e aggiungo l'acqua, meglio ancora se fate il brodo. Io ho fatto un po' di brodo con il granulare, quello della Rospin, e l'ho bello bollente, l'ho inserito nella macchina del pane e faccio cucinare tutto per almeno una mezz'oretta. Ovviamente voi andate a controllare sia se l'acqua si è consumata e quindi ne andate ad inserire, e sia come di sale, perché comunque dovete anche aggiustarlo in questo modo. Dopo un'oretta, quando vi siete resi conto che la macchina del pane ha cotto il riso,
potete spegnere la macchina e potete stoppare il programma e spegnere la macchina. Io ho aggiunto anche un pochino di scamorza alla fine e poi quando lo vado a servire nel piatto vado anche a insaporirlo con del formaggio fresco sopra. È veramente ottimo. Allora, gli ingredienti per questa ricetta sono 200 g di fragole, 250 g di farina 00, poi abbiamo bisogno di 250 g di zucchero, 2 uova intere, 125 g di yogurt bianco, però io non ce l'avevo e sto usando questo alla pesca, tanto pesca e fragola vanno benissimo insieme, e poi ci servirà 70 g di olio di semi e di girasole, una bustina di lievito per dolci. Quindi andiamo alla macchina del pane e andiamo ad inserire gli ingredienti. Quindi non vi faccio vedere questo passaggio perché ve l'ho fatto vedere già negli altri procedimenti, specialmente in quello del pane. No, andiamo a inserire olio e lo yogurt e le uova. Successivamente andiamo ad inserire la farina e il lievito e lo zucchero. Facciamo partire la macchina del pane con il programma, mi raccomando, 8, che è quello delle torte, o il programma insomma che corrisponde nella vostra macchina del pane, e dopo un pochino vedrete che le palle inizieranno a girare. E una volta che poi i ganci hanno fatto il loro lavoro, diciamo quando passano più o meno una cinquina di minuti, andate ad inserire le fragole. Una volta che poi la macchina continua ad amalgamare, da sola continuerà a fare la cottura. Quindi mi raccomando, quando vedete che la macchina è passata alla fase di cottura, non aprite il cestello perché altrimenti il calore si andrebbe a disperdere. Dopo più o meno una quarantina di minuti, 45 minuti, il vostro plum cake è pronto. Fatelo raffreddare un po' nel contenitore, mi raccomando non fate come me, che ho rovesciato e ho distrutto tutto il plum cake la prima volta. Fatelo raffreddare un pochino e poi giratelo insomma nel vassoio che vi interessa e spolverate il tutto con un po' di zucchero a velo. Io ho finito le mie ricette, spero che queste idee vi siano piaciute, fatemelo sapere giù nei commenti, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, ciao!